Sono Mirko, ho 19 anni, vengo da Lecce. Da 5 anni mi occupo di imprenditorialità giovanile con una startup sociale che si chiama Basta e da 5 anni appunto cerco di combattere il bullismo e il cyberbullismo, di prevenirlo e soprattutto anche di sensibilizzare alla tematica i giovani. Ma Basta è nata nel 2016 da me e dalla mia ex classe, eravamo 15 alunni, da un caso un po' particolare, una ragazza di Pordenone che ha tentato il suicidio e ha fatto molto scalpore sui media. Siamo tutti ragazzi dei 14-19 anni che vogliono dare delle idee, delle iniziative, delle azioni concrete ad altri ragazzi, renderli attori principali per combattere questo fenomeno. L'anno scorso in pandemia i problemi maggiori che abbiamo riscontrato nell'andare nelle scuole sono stati appunto quelli della mancanza proprio fisica e visiva dei ragazzi, perché sì, li vedi tramite uno schermo ma non riesci a guardarli bene negli occhi, non riesci ad arrivare dritto al cuore stando attraverso uno schermo, anche perché hanno già parte i ragazzi in dad si nascondevano dietro la videocamera. Prima lockdown io frequentavo ancora la scuola, quindi gli ultimi 3 mesi di scuola e la maturità l'ho fatta sotto Covid e devo dire che in quei mesi comunque già la tensione degli esami di quinto, il fatto di non poter uscire di casa, quindi era tutto nuovo. Siamo nel momento in cui basta dad, basta chiusure, bisogna ritornare un po' alla vita normale. Le ingiustizie che mi fanno arrabbiare di più: la prepotenza, il fatto di prendersela con i più deboli per sentirsi più forte, capire quali sono i problemi, andarli a risolvere. Se dovessi convincere un ragazzo a fare attivismo, gli direi molto semplicemente di guardarsi intorno, capire i problemi che a lui toccano principalmente, di iniziare a risolverli. Perché già così significa fare attivismo verso un problema che per te è un problema come lo sarà anche per molti altri. Quindi non andrai a aiutare solo te stesso, ma andrai a aiutare anche tanti altri ragazzi.